Sì, Enrico Annibale Butti è un autore assolutamente dimenticato e assolutamente con ingiustizia dimenticato ai nostri giorni, perché nelle sue 20 opere teatrali, nei suoi 4 romanzi e nei suoi racconti affronta a cavallo tra 800 e 900, egli fu scrisse sostanzialmente tra il 1890 e il 1912, quando morì prematuramente, una serie di opere che hanno la caratteristica di essere innovative non tanto per la forma quanto per il contenuto e soprattutto per gli argomenti che affronta. Infatti, a differenza dei temi usuali nel teatro fin del siècle, basati sostanzialmente su problemi di corna e problemi di borsa, Butti introduce una serie di temi religiosi, morali, etici, che possono a ragione farlo definire l'Ibsen italiano. Quindi quella delle edizioni Keres è una interessante e coraggiosa riscoperta, perché quest'opera, che era stata completamente dimenticata, affronta un problema, quello del fantasma, visto dal punto di vista religioso anche. Cioè, si tratta di una allucinazione o si tratta di un essere reale? Per noi è semplicemente una questione di essere più o meno spaventati. Per il protagonista invece è una questione di principio, vuole dimostrare che quello che vede è semplicemente un frutto dell'immaginazione, perché la sua mentalità a fine 800, ma il discorso potrebbe essere valido anche in tempi più recenti, è quello di non accettare l'idea che possa esistere una vita al di fuori del mondo. E di qui una serie di analisi introspettive che fanno di questo romanzo un'interessante opera, che ringraziamo la Visione Cherez di aver ripubblicato.